E parliamo del Giro d'Italia, al via la 102esima edizione, si parte da Bologna, la corsa sarà seguita con dirette e approfondimenti tutti i giorni su Rai 2 e Rai Sport. Doriana Laraia. Che la festa cominci, perché è davvero una festa di sport questo 102esimo Giro d'Italia. 3.580 km, 5 arrivi in strasalita, unica incursione estera a San Marino, la Rocca di Cassino, il mausoleo di Teodorico a Ravenna, l'Arco di Augusto ad Aosta, 176 corridori, tutto esclusiva della Rai, e potremo vedere immagini e duelli da brividi. Più demoni che angeli accompagneranno oggi i corridori della prima tappa a una crono di 8 km a Bologna da Piazza Maggiore verso il santuario di San Luca, con il Colle della Guardia da stroncare il fiato. La storia racconta di sforzi crudeli, pendenza massima del 16%. Si lotta con i bollettini meteo, prevista pioggia alle 17.30. I migliori al via partono per primi Dumoulin, soprattutto Nibali, 34 anni. Neanche Coppi e Bartali a quell'età riuscirono nell'impresa di vincere la Corsa Rosa. È tutta una citazione. La Bologna Fucecchio di domani celebra Gino Bartali e Indro Montanelli. Il Giro 2019 coincide col centenario della nascita del 5 volte vincitore Fausto Coppi. L'omaggio è totale. Si finirà il 2 giugno all'Arena di Verona. L'olandese Dumoulin già ci pensa, prevede imprese romantiche su Gavia e Mortirolo, ma il siciliano Nibali promette scatti irresistibili.